Quest'anno sarà un festival tutto in rosa, un festival dedicato alle donne, un festival un po' diverso dal solito proprio perché vuole mettere in luce l'aspetto femminile del jazz. È un aspetto in fondo che è poco preso in considerazione. Ci sono tante brave musiciste, donne, cantanti, ce ne sono tantissime. Però ecco, proprio fermarsi e mettere in luce questo aspetto non si fa abbastanza, quindi sono particolarmente fiero di aver potuto rimescolare un po' le carte e fare qualcosa di un po' diverso dal solito. In particolare consiglio di venire a vedere tutto, dipende un po' dai gusti, c'è tanta varietà musicale, quindi è sempre difficile puntare il dito su un evento. Chiaro che abbiamo un nome di prestigio, questa sera avremo Till Brunner che apre il festival, poi avremo la grandissima cantante soul di New Orleans, Irma Thomas, quindi nomi interessanti che fanno sicuramente da traino a un festival importante con 300 musicisti. Il rapporto fra donne e jazz è una domanda difficilissima. È vero che il jazz, nella sua storia ha dimostrato di essere una musica piuttosto al maschile, sia come musicisti come anche, il pubblico, sempre molto maschile. Però, si vede anche sempre di più che ci sono donne che seguono, che vanno a concerti, a cui piace questa musica. Quindi una risposta chiara non ce l'avrei, sto tentando magari anch'io di capirla ancora. Ho scelto questo tema proprio per capire, rimescolare le carte, vedere un jazz da un altro punto di vista, sì, vedere magari anche una nuova via di sviluppo del discorso musicale. Mi vedrete su un palco a suonare? Non lo so, penso di no, penso di essere troppo timido, vorrei essere più preparato per farlo. E mi vedrete sul palco annunciare qualche band, mi vedrete magari da parte al palco ad ascoltare, godermi quello che ho organizzato in un anno di lavoro, ecco, la mia più grande soddisfazione è quella, più che saltare sul palco a suonare al momento.